Ragazzi, sono veramente euforico perché è arrivata finalmente la mia Bambula BA1 qui dietro di me, stampante EMS Lite. So che non si vede bene, ma ve lo farò vedere meglio tra un pochino. Prima di andare a vedere come si monta, volevo solo dirvi che volevo cambiare stampante, o meglio, avevo bisogno di un'altra forza e mi ero un po' fissato con la stampante, la Bambula BA1 Mini, ovvero c'ha un piatto a 17x17, era praticamente quasi la metà di questa. Ero quasi lì lì per prenderla, però poi è uscita fuori così dal nulla sul sito della Bambula, Big Bro is coming, una roba del genere, adesso non ricordo bene, ma ho aspettato fino al 14 di dicembre. Hanno fatto praticamente lei che è nuovissima di pacco e che fai per 90 euro di differenza l'ho acquistata. Sì, non ho speso poco, alla fine ho speso 624 euro, però se volete immergervi nella stampa 3D è proprio il giusto rapporto qualità-prezzo, sì, ve la consiglio proprio. E ovviamente questo Bambulab non me lo sponsorizza, sono soldi che ho cacciato io, quindi Bambulab è. Va bene, vediamo come l'ho montata. Vi arriva tutto compattato in questo polistirolo, ho tolto subito i filamenti e i materiali di qualsiasi colore perché sono quelli, insomma. Dopodiché questi sono i portabobine. Qui abbiamo invece il fantastico progetto che nel mio caso è uscito una turbina jet e sopra sono gli strumenti per montare la stampante. Dopodiché tolgo il reggi AMS, molto figo, molto bello, molto ben strutturato. Piano di sotto abbiamo il portabobine che si monta con quel fantastico cilindro che va avvitato. È attaccato ovviamente sull'asse X e Z. Dopodiché c'è l'AMS, sembra quasi una moto, una moto con quattro ruote. Questo qui è la forma finale. Dopodiché abbiamo l'asse X e Z, come vi dicevo, molto compatta in alluminio con tutta la cavettistica. E dopodiché abbiamo il piatto riscaldato che è bloccato al momento. Vi ricordo, questo è bloccato. Dopodiché, Bambulab, grazie per i 20 grammi di filamento che mi ha inviato insieme ai tubi in PETF. Questo è tutto il sacramento da montare. E vi dico una cosa: ci vuole veramente poco perché tutto è qui in questa scatola magica con le brugole e le viti. Con ognuno, ogni vite ha una scritta sopra dove va messa, e inizio a montare subito l'AMS, che sono sostanzialmente quattro viti da avvitare ai lati. Adesso lo vedrete in video. Mi dilungo un attimino per dirvi qualcosina in più su questa stampante. Ha una velocità massima di 500 mm al secondo, il piano arriva fino a 100 gradi e l'ugello fino a 300. Devo dirvi che mi ci sto trovando bene, sto stampando, è molto silenziosa e questo è un grandissimo punto di forza. È veloce, la qualità tra la 1 e la P1P è la stessa, credetemi, è la stessa. E io sulla P1P ho le cinghie un po' rovinate, infatti ho stampato due progetti uguali su tutte e due le macchine e sono praticamente la stessa cosa. Complimenti anche alla P1P, a Bambulab. Per sbloccare il piatto dobbiamo togliere quattro viti, veramente credetemi sono quattro viti del Kaiser, infatti ho fatto subito voilà e il piatto è sbloccato. Guardate, funziona, yeah! Dopodiché, dopodiché dicevo, togliamo tutte le fascette, il cartone, liberiamo la testina di stampa e gli assi X e Z. E ci accingiamo a montare il piatto su tutto l'accrocco, ecco. State bene attenti qui a togliere per bene il filo che è incastrato e non soprattutto a tirare, sennò spaccate tutto. Facciamo un po' di pulizia e andiamo a mettere il piano che deve seguire le linee. Come dicevo, deve seguire le linee, all'inizio non entrava, poi bisogna un po' ruotarlo per inserirlo. È una grandissima cavolata montare questa stampante. Voilà, il piatto è pronto. Sostanzialmente puoi stampare già così, però vanno fissate delle viti che, togliendo questo aggeggio, questo pezzo di plastica, sono ben 12 viti da mettere, perché qua ne vediamo 10, ma ce ne saranno altre due. Molto semplice, molto facile. Ragazzi, vi ripeto, sono pochissime viti da mettere. Voilà, sono super veloce a inserire le viti. Adesso spostiamo il piano, lo tiriamo indietro e ci saranno altri due viti che con una manovra tecnico-tattica
guardate, non c'è taglio, non c'è inganno, boom, sono le altre due viti da montare. Una volta montate tutte le viti, avvitate e serrate bene, rimetto il coperchio e siamo pronti quasi alla stampa. Adesso passiamo al collegamento elettrico. USB-C in quello scavetto, boom, è fatto, è attaccato, non ci vuole nulla. Il verde con il verde, il bianco con il bianco e il giallo lo vedete in giù. Togliete il pezzo di nastro isolante e attaccate il giallo con il giallo. Fate molta attenzione perché dovete passare i cavi in mezzo, lì, proprio lì, esatto, perché lì è tipo un nascondicavi, quindi è una grandissima cavolata. Vi aiutate con le chiavi a brugola, chiudete il tutto e siete pronti per stampare. Yeah! Montiamo il raccoglicacche con questa vite, va a inserimento slitta, ci monti la vite e il gioco è fatto. Momento ASMR. Attacchiamo i tubi BTFE, quelli più lunghi andranno sugli slot 3 e 4, i più corti su 1 e 2, e io adesso vi dico che per attaccare la testina di stampo li ho attaccati un po' a cazzo di cane, proprio detto tra noi amichevolmente. Metto il piatto, ho cambiato posizione, e l'accendo. Che bel rumore, devo dire, questo jingle si può togliere. Iniziamo con le impostazioni. Molto semplici, intuitive. Adesso qui stavo settando il wifi, se non erro, ho messo la password e via, e intanto si connette. Dopodiché vi chiede di aggiungere la stampante con l'app. Una volta fatto iniziano le calibrazioni del rumore. Io qui avevo sbagliato, non avevo attaccato il tubo per le ventole e voilà, va attaccato lì e qui sta calibrando, ragazzi. Fa delle calibrazioni, durano all'incirca 20 minuti. E cosa vi devo dire? Mi ero dimenticato di farvi vedere la fotocamera che è lì, fa dei video timelapse a 1080. Non riuscivo a togliere la pellicola. Adesso inseriamo il filamento. E una cosa che mi ha sorpreso, qui non avevo attaccato l'AMS, sì, mi sono dimenticato di attaccarlo, c'è un nuovo aggiornamento firmware. Una volta fatto, provo a inserire la bobina che, non essendo Bambulab, non c'è il riconoscimento, quindi l'ho settata su questo fantastico schermetto. L'unica cosa è che non c'era il colore grigio, infatti tipo settato viola, però vabbè, questi sono altri discorsi che non siamo qui a dirvi. Oh, allora, ho fatto 3 stampe. Ho fatto la prima, che è la barchetta, come sempre, come Benchy, l'ho fatta molto piccola, l'ho fatta tipo di 2 cm di lunghezza ed è uscita veramente bene. Ho fatto le foto in macro, si vede il layer e, ragazzi, sono rimasto sbalordito. Ma la cosa ancora più inquietante è stata che appena è partita la stampa ho detto, ma ragazzi, ma sta stampando? Cioè, io adesso sono a questa distanza, ragazzi, che saranno 40 centimetri, è silenziosissima, i movimenti, fa tutta quella roba sulla riduzione del rumore appena l'accendi. Ragazzi, è uno spettacolo. Io stanotte ho dormito con la stampante accesa e ho dormito, cioè mi sono svegliato solo quando ha finito, perché è rientrata alla base e fa un piccolo rumore un po' più forte, ma è completamente silenziosa e sono rimasto sbalordito di questo. Rispetto alla bambola balla P1P che è lì di fianco, che oggi non sentite, è un pochino più lenta, ma parliamo di un quarto d'ora, ma non ce ne frega nulla del quarto d'ora, la qualità di stampa è la stessa. Cosa devo dirvi? Per 624 euro vi portate a casa lei con tutto il modulo AMS, attenzione, quindi puoi fare stampa multicolore. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? 624 euro? Magari all'epoca, quando ho iniziato stampa 3D, ciao Siri, come posso aiutare? È partito Siri. Non volevo. Non volevo farlo partire. Magari all'epoca, quando ho iniziato io stampa 3D, mi portavo a casa prodotti con 624 euro completi di stampa multicolor e una definizione pazzesca. Ma magari, parliamo dei pro, ovviamente, della stampante. Qual è il primo pro che mi viene in mente? La stampante arriva in due pezzi. Questo, diciamo, l'arcata principale, gli assi principali e il piatto. Sviti 3 viti sotto al piatto,
4 viti sotto al piatto, 3 adesso già non ricordo, la monti sul piatto, avviti 10 viti ed è pronta. Colleghi la MS, che ieri poi piccola chicca mi sono cacato addosso, la MS non funzionava, non veniva riconosciuto, non l'avevo collegato. Ed è pronta, cioè ragazzi ma stiamo scherzando? Ci ho messo 15 minuti, boom, pronta all'azione. L'unica nota negativa che ho trovato fino ad adesso, ieri sera mi è arrivata e questa è la quarta stampa che sta facendo adesso, sono le bobine. Le bobine, come in questo caso l'ho acquistata su Amazon, devono essere adattate all'MS Lite perché diciamo il buco per reggere la bobina è molto più grande, quindi mi è caduta ieri sera, ma già l'ho visto il progetto, si scarica su MakerWorld e c'è l'adattatore. Con le bobine di carta funziona rispetto all'MS normale delle altre stampanti Bambulab, funzionano benissimo, e l'unica cosa è che qui non puoi e non hai il discorso per togliere l'umidità dei filamenti, qui non puoi farlo, ma sono sicuro che in giro si troveranno degli ottimi file appunto per ovviare a questo problema. E quindi ragazzi, in descrizione trovate il link della stampante con la MS tutto completo, poi la potete acquistare anche senza MS, vi viene 427€ più la spedizione. Ragazzi, è una bomba, ve lo giuro. Ripeto, questo video non è sponsorizzato da Bambulab, ho pagato io la stampante, non me l'hanno inviata. Cosa dirvi di più? Adoro tutto l'ecosistema Bambulab, so che potrei sembrare ripetitivo, ma adoro proprio tutta questa roba che hanno creato, li amo. Fanno degli ottimi prodotti e costano poco. E noi, essendo persone a cui piace spendere poco, che fai? Non li compri? In descrizione trovate il link, trovate il canale Tega per le offerte più succose, il mio profilo Instagram dove posto ogni giorno i contenuti sulla stampa 3D e il profilo Instagram di Spendo Poco per tenerci in contatto. E mi raccomando, vai a vedere l'ultimo video uscito, dai, su. Ciao.